Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Dopo l'audizione in commissione regionale antimafia, Simona Princiotta si è presentata questa mattina ai giornalisti riferendo su tutti i punti affrontati in commissione e ha dato precise responsabilità. La consigliera comunale Princiotta va a ruota libera per un'ora e mezza condensando quanto aveva dichiarato ieri davanti alla commissione regionale antimafia. Un incontro con la stampa per ribadire di essere vittima di un complotto, di un tentativo di eliminazione politica con un'attività tendente al discredito della sua persona. Ha toccato tutti i punti approfonditi nel corso dell'audizione a Palermo, soffermandosi su alcuni aspetti come le ritorsioni subite negli ultimi 3 anni e dovute a suo dire a causa dell'attività di denuncia del malaffare al Palazzo di Città. Pressioni che la Princiotta sostiene essere incrementate nelle ultime settimane per impedire che si presentasse in commissione e per le quali adesso ci sono delle indagini. Princiotta ha detto a tutto tondo che sarebbero false e prive di riscontro le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rosario Piccione, il quale dice di avere avuto in passato una relazione con la consigliera comunale, affermando anche che la procura lo abbia indagato d'ufficio per calunnia. Accuse rispedite al mittente anche per quanto attiene le affermazioni di aver ospitato in casa Alfredo Franzò durante la sua latitanza. Sempre in tema di rapporti con personaggi ritenuti in passato vicini alla criminalità organizzata, Princiotta ha chiarito che Nando Di Paola abita vicino alla sua abitazione e che i suoi figli frequentano la stessa classe nelle sue figlie. Ha poi chiesto come mai il sindaco abbia presieduto la commissione toponomastica che ha esitato l'intitolazione di una rotonda alla memoria del fratello Di Paola. Ma la Princiotta è andata oltre sostenendo che dietro le dichiarazioni di Piccione ci sarebbe il sindaco per favorirne la sua eliminazione politica. Princiotta ha elencato la sfilza di denunce e di procedimenti penali aperti in procura a seguito delle sue denunce, dicendo di avere chiesto alla Commissione regionale antimafia la trasmissione degli atti all'organismo omologo nazionale, mentre al ministro dell'Interno ha chiesto di procedere al commissariamento del comune dove, sostiene la consigliera del PD, si annida un'attività malata. Vediamo adesso nel particolare il lungo j'accuse della consigliera comunale. Chiedo il commissariamento del sindaco, chiedo che il sistema Siracusa dunque venga totalmente raso al suolo, restituiamo Siracusa ai cittadini, torniamo al voto, ricostruiamo una Siracusa che merita di stare sui giornali per le qualità che ha e non certo perché è la città più indagata d'Italia. Entriamo nel merito dell'incontro che ho avuto con la commissione. L'incontro con la Commissione è durato più di 2 ore e mezza, è stato secondo me importante, contrariamente al Sindaco io ho portato degli allegati, della documentazione che ha senza nessun dubbio provato come stanno realmente le situazioni a Siracusa e perché si cerca così tanto, si ci scomoda così tanto a cercare di screditarmi ed infangarmi, solo perché la Princiotta è un consigliere scomodo che per la prima volta nella storia di Siracusa ha avuto il coraggio di scoperchiare i vasi di Pandora, di aprire gli armadi e tirare fuori gli scheletri dei consiglieri comunali, dei dirigenti, del sindaco, dei funzionari, tutti con interessi personali ed economici sulla cosa pubblica, tranne la sottoscritta. Perché oggi non c'è stato una sola persona, neanche il sindaco, che lo dice come pettegolezzo, ma che è capace di affrontarmi, che mi può affrontare in un dibattito pubblico e dirmi che io ho interessi sulla cosa pubblica e provarlo, perché non è così. Sono dichiarazioni già in procura, la procura, Rosario Piccione, per le sue dichiarazioni la procura ha fatto le indagini, non trovando riscontro lo ha iscritto per calunnia nei miei confronti. Immediate le reazioni, le precisazioni del primo sindaco di Siracusa, del primo cittadino di Siracusa. Garozzo nelle sue dichiarazioni dice assolutamente falso che io intrattenga rapporti diretti o indiretti con il collaboratore di giustizia Rosario Piccione, che non ho mai né conosciuto né sentito, le prove di cui parla la consigliera Princiotta non esistono oppure sono state costruite ad arte, ancora non conosco e non ho mai incontrato Nando Di Paola, al cui fratello non sarà intitolata alcuna strada. La decisione della commissione toponomastica riguarda il posizionamento di una targa commemorativa
lavorativa, come ne esistono centinaia in città, chiesta da un gruppo di cittadini con una petizione. Pessimo gusto strumentalizzare la morte di un giovane in un incidente stradale per fini politici. E da ultimo ho presieduto quella riunione della commissione toponomastica, come ha sottolineato questa mattina la consigliera Princiotta, per un semplice motivo: all'ordine del giorno c'era anche l'intitolazione di strada ad un padre della nostra Repubblica come Sandro Pertini. Cambiamo argomento, sfruttava la prostituzione della moglie, un uomo per questo è stato arrestato alla Borgata. La sezione giudiziaria della Polizia di Stato ha arrestato un 51enne disoccupato e incensurato, ritenuto responsabile di sfruttamento e favoreggiamento continuato della prostituzione commesso ai danni della propria moglie, una 45enne. L'arresto è maturato con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, sopralluoghi e pedinamenti dei clienti. L'operazione è stata coordinata dal sostituto procuratore Davide Lucignani ed è scattata dopo una denuncia arrivata alla Procura. Le indagini hanno evidenziato il ruolo di procacciatore di clienti svolto dall'uomo, come riscontrato nel corso delle indagini. L'arresto è avvenuto durante l'ennesimo incontro sessuale che l'indagato aveva programmato per la propria coniuge, nella fattispecie con un cliente arrivato da Caltagirone che lo aveva preventivamente contattato telefonicamente, avendo avuto il suo recapito telefonico da un altro uomo che in passato aveva avuto un incontro sessuale con la donna. I due hanno stabilito telefonicamente l'orario e il prezzo della performance sessuale, indicato in 40 euro, mentre l'incontro è avvenuto, come da consuetudine, all'interno della casa coniugale nel rione della Borgata Santa Lucia, dove è stato lo stesso uomo ad accompagnare il cliente di turno con il proprio mezzo. Gli operatori di polizia hanno intercettato l'uomo e il cliente, che con l'aiuto del primo hanno raggiunto l'abitazione. I due uomini sono entrati nell'abitazione per uscirne dopo circa mezz'ora e a quel punto sono stati bloccati dagli inquirenti, che hanno effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato sequestrato diverso materiale, mentre il cliente, condotto anche lui presso gli uffici della procura, ha ammesso i fatti. L'indagato è stato posto nel regime di arresti domiciliari. Sono tornati a protestare gli ex dipendenti della Comes davanti alle portinerie della zona industriale. Vogliono sapere quale sarà e potrebbe essere il loro futuro lavorativo. Oggi presidi davanti alle portinerie, in tutte le portinerie dei siti della Lukoil, di Priolo Servizi e Erbi e Pavendanza, che sono i siti dove lavorava la Comes. In effetti la vertenza non si è conclusa, anzi c'è da dire che dobbiamo ringraziare sicuramente il suo eccellente prefetto per aver convocato in tempi brevi un tavolo con la presenza della Lukoil e la presenza del titolare, oggi liquidatore, della Comes in prefettura, ma purtroppo ieri non è stato soddisfacente per quelle che erano le richieste che facevano i lavoratori, e quindi con il sindacato, e quindi oggi giustamente il sindacato ha indetto una manifestazione nei confronti delle committenti, e chiediamo appunto con forza, rivendichiamo quello che effettivamente i lavoratori da due mesi aspettano, quello che è il salario di due mesi di lavoro svolto. E ancora oggi l'azienda si presenta con un acconto di 500 euro, quindi è chiaro che è soltanto è troppo poco, quindi è una miseria nei confronti dei confronti della Comune. Ultime battute al processo per il cosiddetto serial killer di Cassibile. Giuseppe Raeli intanto si professa innocente. Ha protestato la sua innocenza Giuseppe Raeli, il pensionato volese condannato in primo grado all'ergastolo perché ritenuto l'autore di 6 omicidi e 2 tentati omicidi. All'udienza di ieri mattina Raeli ha rilasciato dichiarazioni spontanee con le quali ha detto di non avere mai fatto del male ad alcuno. I due pubblici ministeri hanno prodotto copia della perizia del consulente della procura Paniz. Ieri è stata la volta dell'avvocato Alvise Troia argomentare per le parti civile costituite, i familiari di Rosario Rizza Timponello e dei coniugi Tinelli.
Cristina uccisa a colpi di fucile. Oggi tocca alla difesa. Inizia l'avvocato Stefano Rametta, che replicherà l'arringa giovedì. Il processo ruota intorno all'esito della superperizia disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania relativamente al bossolo rinvenuto nel garage dell'imputato nel 2009. La comparazione con le cartucce rinvenute sul luogo di diversi delitti ha spinto gli inquirenti a convincersi che sia stato Giuseppe Raeli a premere il grilletto, ma il consulente di parte ha smontato la tesi dei periti e rimane quindi il dubbio che possa essere stato lui ad operare gli omicidi. Tocca adesso alla difesa smontare il quadro accusatorio anche alla luce del fatto che l'arma utilizzata per i delitti non è mai stata ritrovata. La cronaca, andiamo ad Avola, i carabinieri hanno arrestato una persona per tentata rapina nei pressi di un distributore di benzina. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Noto, unitamente ai militari della stazione di Avola, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di tentata rapina e ricettazione Angelo Parisi, di 20 anni. Erano circa le 18.30 quando i carabinieri impiegati in servizio di perlustrazione sul territorio, incrementato ulteriormente alla luce dei recenti eventi delittuosi che hanno interessato il comune di Avola, hanno notato un ciclomotore di colore bianco con a bordo un ragazzo di corporatura esile con casco indossato e volto coperto da sciarpa, che dopo aver accertato che non ci fosse nessuno intento a fare rifornimento, si dirige aveva spedito verso un distributore di carburanti sito sulla circonvallazione di Avola, già oggetto di alcune rapine nei mesi scorsi. I carabinieri hanno pertanto deciso di procedere a controllo di polizia nei confronti del conducente del ciclomotore, il quale, intuendo l'intenzione dei militari, si è dato a precipitosa fuga. Immediatamente i carabinieri, che grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo presenti sullo stesso avevano già riconosciuto il soggetto in Parisi Angelo, si sono messi alla ricerca del fuggitivo, rintracciandolo poco dopo in un capannone in disuso sito in una campagna poco distante dal luogo dei fatti. Bloccato dai militari, il giovane ha riferito di trovarsi in quel terreno con l'intento di rubare dei limoni, ma nel momento in cui i carabinieri hanno rinvenuto gli abiti che lo stesso indossava poco prima, il casco, lo scooter ed una pistola a salve, Parisi non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. I successivi accertamenti hanno altresì consentito di appurare che il ciclomotore era oggetto di furto denunciato alcuni giorni fa a Noto. Il mezzo pertanto sarà restituito al legittimo proprietario. Ci spostiamo adesso a Melilli, dove il Comune e la PMG insieme hanno messo in moto una convenzione per il trasporto quotidiano per persone con disabilità. Siglata dal Comune di Melilli, la convenzione con PMG Italia, aderendo al progetto Mobilità Garantita, finalizzato all'esigenza di mobilità dei cittadini più disagiati. Due i mezzi a disposizione, attrezzature, autisti e carburante per il trasporto quotidiano di studenti e persone diversamente abili a scuola, negli uffici, negli ambulatori e nei luoghi ricreativi. L'accordo è stato siglato a Palazzo Crescimanno tra il sindaco Giuseppe Cannata, l'assessore alle politiche sociali Enzo Coco e il responsabile di PMG Italia Francesco Aglianò. Il progetto Mobilità Garantita viene incontro alle esigenze delle persone più fragili, dando loro la possibilità di recarsi gratuitamente senza dover pesare sulle proprie famiglie lungo il perimetro urbano e non solo. In cambio il Comune di Melilli dovrà organizzare degli incontri con i responsabili delle aziende della zona industriale o di altre attività commerciali, in modo tale da siglare degli accordi di partnership con chi voglia investire sul sociale. Con questo progetto, afferma il sindaco di Melilli Giuseppe Cannata, supereremo i problemi di mobilità di buona parte della popolazione. Il servizio potrebbe partire già ai primi di dicembre e non si interromperebbe con la fine dell'anno scolastico, ma proseguirebbe anche nel periodo estivo per le varie esigenze delle persone più fragili, che per usufruirne dovranno farne richiesta direttamente al Comune. Quando mi hanno fatto questa proposta ho colto di, non solo io ma anche tutta la Giunta, di buon grado questa cosa qua, perché ci mette nelle condizioni di risolvere annosi problemi che sino adesso cercavamo di risolvere stentando. Questi mezzi serviranno a dare la dignità di movimento a tutte le persone svantaggiate del Comune di Melilli, in maniera che di alleviare anche dei disagi che hanno le famiglie. Bene, con questo è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. L'appuntamento per chi voglia tra poco però è con una puntata speciale di Informare, condotta dal direttore Francesco Nania, uno speciale dedicato alla memoria di Eligia Ardita, l'infermiera siracusana uccisa insieme alla piccola Giulia che portava in grembo dal marito. L'occasione è stata quella di qualche giorno fa, ovvero il compleanno di Eligia. Con questo è tutto, vi saluto.